Siamo a Montemarano. Oggi vi porteremo in un posto particolare, ma soprattutto raro. Il Museo del Parato Sacro. Ce ne sono pochi in Italia e uno è qui a Montemarano. Ma andiamo a parlare con chi ci dirà tutto quello che c'è da sapere. Angela Raimo, presidente dell'Associazione Terre di San Guglielmo. Seguitemi. Ciao Angela. Ciao Francesco. Innanzitutto voglio chiederti che cos'è un museo del Parato Sacro? È un museo in cui vengono raccolti tutti quelli che sono gli abiti utilizzati durante le cerimonie religiose. Questo di Montemarano è uno dei più importanti del sud Italia perché... Ma in Italia ce ne sono pochi comunque. Sì, pochissimi. Sono parliamo di 3, 4, 6. Sì. E quello di Montemarano per il sud Italia è l'unico. All'interno di questo museo ci sono diversi parati, come possiamo vedere, che sono stati raccolti nel corso degli anni. In particolare intorno al 1700 con il vescovo Lagonia, che fece proprio delle grandi donazioni alla chiesa di Montemarano. Successivamente il Papa Benedetto XIII fece un'ulteriore donazione ed è fu il Papa del Giubileo del 1725. Allora, ci sono tanti pezzi pregiati, in particolare ne abbiamo uno che ha un colore molto caratteristico perché è rosa e proprio per questa sua caratteristica viene utilizzato pochissime volte all'anno, quindi è il meglio conservato e quello che ha dei ricami davvero molto particolari. Mi dicevi che in base al colore cambiava l'utilità del vestiario. Sì. Fammi qualche esempio. Per esempio il verde si usa per i giorni ordinari, il nero per i giorni di lutto, oppure il rosa viene usato solamente 2 volte all'anno, come dicevo, la terza domenica di Quaresima e la quarta di Avvento. Pezzo è questo? Allora, questo è uno dei pezzi meglio conservati del museo, del 1735, ed è una pineta in taffetà di broccato con degli intarsi in argento e ovviamente tutte le manifatture che troviamo qua sono manifatture prevalentemente meridionali. Questo non mi sembra un abito da prete. No, perché in realtà questo era un abito di una nobildonna montemaranese che fu donato ed adattato per vestire la statua della Madonna che attualmente si trova nella chiesa Santa Maria Assunta. Cosa mi dici degli affreschi di questo museo? Allora, ci sono diversi affreschi che indicano tutti la stessa cosa, cioè l'intercessione che le anime del purgatorio fanno per salvare gli uomini. Come sappiamo, il purgatorio è un'invenzione prettamente medievale
E lo scopo è quello di aiutare le anime che sono nel purgatorio tramite le preghiere per poter farla salire al paradiso. Per fare questo, le anime del purgatorio aiutano gli uomini e tutti questi affreschi rappresentano proprio l'intercessione, gli aiuti che le anime del purgatorio danno agli uomini per poter essere poi pregati ed aiutati nella scalata verso il paradiso. E la chiesa che c'era qui prima del museo, che chiesa era? Allora, era una chiesa costruita nel 1776, voluta dalla congrega del purgatorio dei Montemaralesi, quindi è una chiesa voluta e costruita per opera dei cittadini montemaralesi. Quando è possibile visitare questo museo? Allora, il museo è aperto su prenotazione, quindi basta telefonare all'associazione Terra di San Guglielmo, che gestisce al momento l'apertura del museo, e fissare determinata ora delle visite. Bene, grazie Angela per la disponibilità. Grazie a te. E vi aspettiamo al Museo del Paradiso.